La Games Workshop ha aumentato in maniera spropositata le vie di uscita, cioè nel senso ci sono giochi da tavolo, vedi Shadespire, ci sono armate tipo House, completamente nuove. Ci sono giochi da tavolo tipo Necromunda, però diciamo in ogni settimana esce qualcosa di completo, nel senso un'armata di elfi esce ormai in una settimana. Ci stai dicendo che dal tuo punto di vista in questo momento rispetto al passato recente comunque sono aumentate le uscite ristrette in un tempo minore. Io vorrei da parte vostra una riflessione su cosa comporta questo, perché chiaramente se una persona vuole fare un solo esercito nella sua vita, che solitamente capita perché ci sono questi tipi di persone, Sopraggevoli. siamo, diciamo, Colombino, per favore. Per i collezionisti, Io? Vedi alcuni dei Io? presenti? Vedi i presenti, Ciao. Anche i non in video, anche i non in Sì. video, purtroppo, Praticamente tutti quelli che però state lui. sentendo a livello di voce in questo momento, tranne lui. Però lui. Diciamo, Spregevole. Lui. tutti coloro che Spregevole. sono collezionisti piangono sangue, un pochino. O fanno Primo, delle scelte. per quanto ci si possa lamentare di fatto magari della distruzione del vecchio mondo, la nuova GW presenta un sacco di lati positivi. In primis l'apertura a tutta la community di Warhammeristi. Purtroppo, ovviamente, questo comporta che anche Colombino può esprimere un'opinione, però Questo anche internet ha creato questo problema. ha dato parole alle legioni di Colombini, voglio dire. Diciamo, purtroppo questa è la verità. Però è anche vero che tutta una serie di hobbisti, collezionisti, eccetera, eccetera, hanno potuto esprimere le loro opinioni e quindi ora ci verranno, diciamo, donate le, tra virgolette, le sorelle in plastica piuttosto Gli che gli uomini squat, pesce. gli uomini pesce, chissà quante altre belle cose. Cosa ne pensi, Colombini, di questa cosa, secondo te? Perché vuoi farci del male tu? Come adesso stanno facendo uscire dei giochi che non sono proprio Warhammer Age of Sigmar, sono diciamo, delle espansioni dei giochi correlati a Warhammer Age of Sigmar, diventa molto carino e assomiglia un po' a quello che una volta era Space Hulk, diciamo, come stile. Cioè un gioco da tavolo a sé stante, Uno stand-alone, se vogliamo. ambientato nell'universo di Warhammer. Una delle tante cose che mi piace della nuova GW, a parte il coinvolgimento della community, anche il fatto che adesso tutti questi giochi da tavolo, tutte queste uscite anche settimanali, piano piano, sembra che si inseriscano in un contesto più vasto. Shadespire è la prova provata di questo sistema. Adesso, da quello che sappiamo, abbiamo visto che Nagash, alla fine della campagna dei Malimportens, si sta costruendo delle piramidi Vetro d'ombra, in sì. vetro E d'ombra. tutto il collegamento Shadespire, Malign Portent, Shadespire House. non è un concetto a parte, a sé. Anche Ah. Shadow of Hammerfall, Si l'altro veniva coinvolta gioco. la città, certo. Tutti questi giochini da tavolo sembra come se esplorino delle realtà a sé stanti che poi si innestano nel gioco principale. La tela bianca sulla quale si sta costruendo si arricchisce di nuovi dettagli ogni volta. Cioè. E poi ricordiamo, secondo me la cosa più bella di Shadespire è proprio il fatto che le stesse bande di Shadespire hanno delle regole per essere giocate in house direttamente. Questo è un valore aggiunto rispetto al passato. No, anche per esempio la nuova scatola che è uscita, Forge Bane, o Necromunda. Necromunda ha riportato dentro gli Squaw, le Escher, Goliath, tutta una serie Cosa sono di. le È un clan di Necromunda. Necromunda. Necromunda, di donne Con assassine cui GW ha malvagie. avuto anche un po' di Volare problemi vile. con il movimento femminista. Vogliamo parlare dei lupi siderali, del problema delle pellicce? Ne parleremo un'altra volta. Degli animali. Ma veramente qualcuno gli ha fatto la Sì, cosa? lo so, ma enti specifici, Sai Perché Colombino, hanno questa. Ma sapete questa cioè, storia? i lupi siderali hanno le pellicce addosso. Sì. E quindi questa cosa E è se ne va. una crudeltà contro gli E sì, animali. perché se ne Sì. vanno a prendere proprio a crudo le pellicce da Poi hanno lì. provato a spiegargli da Nottingham Che che non sono i esistono i lupi siderali per davvero, gli Space Marine degli Space Wolves non esistono davvero, però a quanto pare comunque il Ma messaggio. e non hanno spiegato anche che effettivamente qualora dovessero esistere, non è che le prede che fornivano le pellicce cadevano così facilmente, quelli erano più lupi siderali mangiati Ma pensa che. se avessero conosciuto, perché quando sono arrivati questi, già era caduto il vecchio mondo. Se avessero conosciuto Mangil pelle umana, per dire Oh, perciò qualcuno. ragione O ovviamente. quando ancora andavano di moda gli scorticati necromi. La pelle era umana, però. Nessuno si era lamentato della pelle umana sugli scorticati. Anche perché voglio dire, Colombino, ricorda potresti chiedere che chi è? Mangi pelle umana. Il tizio pelle umana chi è, Non scusa? conosci? Il tizio pelle Il umana. tizio pelle umana. No, non Mangil. conosco. Dipende, dipende. Qui farò una domanda a Colombino. Sei a un bivio.
A questa domanda può rispondere la tua rubrica preferita. A seconda della tua preferenza, la risposta. E le manate successive. Occhio che se fosse per le manate io farei una scelta abbastanza... anche... mi spiace. Però deve essere una scelta libera. Sospendo le manate per questa scelta. Perché voi amici a casa probabilmente non lo sapete, ma internamente il nostro gruppo è bagar ogni volta per le visualizzazioni tra le mie rubriche e quelle di papà paesiello. E ci divertiamo anche così. Con poco. Colmino, cosa scegli tra i due? Cioè io sono costretto a farlo, no? Ma sì, è una scelta normale, non è che... Hai un nemico e ti fa... Tranquillo, non ti preoccupare. Un problema. Hai già rovinato l'amicizia, quindi... Comunque andrà, dovrei guardarti le spalle. Beh, sì, pensaci comunque, non può accadere nulla di peggio dei tuoi Silvani. non lo so. Quindi la tua scelta è... Però non è che la rubrica del paesello è peggio di quella del paesello. No, 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 tu hai fatto una scelta. La tua scelta ufficiale è... La rubrica del paesello. Sì, nella sua rubrica ti spiegherà specialmente... Chi sono? Menci il pelle umano, è bello. Magari come prossimo argomento... E i suoi scorticatori. Sarà un nuovo argomento di cui parlerai. Gli scorticatori di Menci il pelle umano e i Dogs of War, i mercenari. E scoprirai che tu rivestirai in quel gruppo il ruolo del fratello di Menci. Ma anche come posizione. Sì, non sì, sì. Per tutti quelli che non sanno chi è Menci il pelle umano e Colombino... La prossima puntata di Storia del Vecchio Mondo tratterà proprio di questo argomento. Quindi, tornando al tema principale, quindi tu come vedi questa interazione del nuovo DGV, questo sentire per la prima volta dopo anni l'opinione dei propri visti? Warhammer Community è tanta roba. Era l'ora che la GV finalmente decidesse di dare spazio alle opinioni degli hobbisti, anche perché se l'avesse fatto prima magari... Il vecchio mondo sarebbe quello che stava, soprattutto questo. Anche Colombini ha imparato ad interagire attraverso il sistema. E avrebbe sempre e lo so. C'è gente, non faccio nomi, che è rimasta a scrivere su una chat in cui era l'unico membro per mesi lamentandosi che nessuno gli rispondesse. Io. Leggenda narra. Così si dice. A quanto pare non se n'è ancora accorto. E continua a scrivere. Diciamo che stare dietro a tutte le nuove uscite ovviamente voler tenere è abbastanza complicato, però voglio dire piano piano con il tempo. Però la cosa è che il gioco in sé non viene stravolto dalle nuove uscite, mentre una volta l'uscita di un nuovo esercito stravolgeva completamente l'equilibrio. Ma quello è stato un punto d'arrivo di Games Workshop con i nuovi sistemi di gioco, che sono meno sensibili all'introduzione di una nuova fazione, di un nuovo esercito. Questa è una cosa molto importante in un gioco, perché spesso mi ricordo che quando facevano uscire degli eserciti nuovi... C'era sempre lo Zen di turno. Che diceva, ma io facevo questo e quell'altro, e insomma, quello lì era l'esercito più forte di tutti. Come quelli che quando è uscito l'Adeptus Custodes sono iniziati a dire, no, io faccio l'Adeptus Custodes da sempre, mi piacevano tantissimo, non sapevo neanche cosa fosse. Esatto. Gente che ha passato anni a modificare dei modelli per farli assomigliare all'Adeptus Custodes e poi sbram sono usciti gli Adeptus Custodes. Che cosa che mai uno si sarebbe immaginato, GV che fa uscire gli Adeptus Custodes. Invece guarda un po', ti ha fatto contento, no? Eppure fuori scala con quelli che aveva fatto purtroppo fuori scala. Ecco, se potessi avere l'opportunità di dire una cosa non a Manfred von Kaiser ma a quelli di GV, perché me l'avete fatto così fuori scala, perché è stato il lavoro di un anno e mezzo. Volevo dire riguardo la domanda, mi piacerebbe se mi permettete dire anche la mia. Partirei con una citazione, non mi ricordo di chi, però mi ricordo di aver letto su un forum anni fa questa cosa che riassume molto il mio pensiero riguardo appunto le uscite di GV in generale, chi dice tanto, chi dice poco, riguardo il nostro hobby. Possiamo riassumere in due macro categorie le persone che praticano il nostro hobby. Ci sono praticanti ma non credenti, o credenti, credenti ma non praticanti, praticanti e credenti, sono tre. Tu non hai detto che gli devi tirare un cazzotto? No, ha detto che non lo faceva oggi. Però sta tremando di paura nel dirlo. Vabbè, andiamo a fare. Prego. Grazie. Due macro categorie di persone. Uno, abbiamo quelli con tanti soldi. E un hobby prevede comunque dei costi. Qualsiasi hobby
a parte credo il frisbee una volta fatto l'acquisto iniziale. La macchina, vai al mare, trovo un posto da lanciare. Solo al mare col frisbee tu. O vai in prato. Hai un posto dove tu possa lanciare il frisbee. Perché in città non puoi farlo, quindi devi andare in vacanza. Ci parti, devi prendere le ferie per giocare a frisbee. È faticoso. Portati il cane che te lo riporta. Rombino, mettilo sulla macchina. Lobby del frisbee allora. Anche no. E questo cosa c'entra? Non lo so. Vabbè. Potrebbe essere la tua personale rubrica. Con tutto rispetto per quelli che praticano l'hobby del frisbee con dei... Ma che salutiamo ovviamente. Ma anche no, direi assolutamente. Dicevo, tornando a noi, altrimenti abbiamo la persona che, categoria alla quale purtroppo appartengo anch'io, perché avrei preferito appartenere all'altra per certi versi. Con solo due reni, purtroppo. Esatto, solo due reni. Quello capace di risparmiare, quello che fa delle scelte, non potendosi permettere tutta la gamma cosa dei modelli di GV. Fare... Chiunque qualsiasi hobbista. Perché dice il collezionista che fa tutto in uno per, quello che fa tutto in due per, quello che c'è la parte blisterata che non apre, la parte invece dipinta. Ci sono tanti modi. C'è chi colleziona solo i draghi, chi solo gli elfi. Cioè, fa una scelta. Fa una scelta quindi anche rispetto alle nuove uscite, quindi a tutti i nuovi modelli che, viva Dio, GV continua a offrirci. Non compra tutto, però fa delle scelte e investe. Diciamo prima, non sono soldi spesi, ma sono soldi investiti. Tendenzialmente non vedo problemi rispetto a prima, rispetto adesso. Sì, ricordo i tempi, essendo un hobbista abbastanza veterano, non sono uno dei più vecchi, ma comunque mi difendo abbastanza bene. Ricordo quando uscivano le scatole con l'esercito completo. Sì, certo, ogni volta che esce un nuovo modello lo vorrei, lo confesso, va bene, ve l'ho detto, ok. Però attenzione, se ripensiamo alla doppia teoria, c'è chi se lo può permettere, quindi se lo compra, e c'è chi fa delle scelte, quindi e se lo compra dopo, se lo può prendere più avanti. Io tanti modelli di quando, poi adesso fortunatamente crescendo è aumentata anche la disponibilità economica e sto cercando di guadagnare di più, non per avere un futuro mio personale, ma per comprare più modelli ovviamente. Ok, ma al di là di questo oggi mi posso permettere tante cose che mi piacciono. Oggi a livello hobbistico non sento che mi manca nulla. Ci sono modelli che non scelgo perché non mi piacciono e modelli che colleziono e magari colleziono un tempo. Certo, ci sono le limited, eccetera, eccetera, quindi si fanno delle scelte anche, in questo senso. Anche perché di solito chi ha una collezione che non compra solo l'ultimo esercito rivendendo i precedenti senza fare nomi. Chi non vende di solito gli eserciti vecchi per comprare i nuovi, poi piano piano si ritrova ad avere una collezione abbastanza ampia. Quindi chi colleziona da tanti anni ha tutta una serie di modelli ancora scatolati perché magari abbiamo comprato o abbiamo trovato un'offerta, un'occasione, che abbiamo lì, ma non è che abbiamo poi assemblato e dipinto tutto, quindi... Per me i modelli sono un po' come i libri. Ho continuamente libri che compro, che magari comincio anche a leggere, e intanto continuano ad arrivare di nuovi che ancora non ho letto. E idem con i modelli, arrivano continuamente scatole che comincio, che apro, e poi rimangono lì e si accatastano. Per tornare al punto di prima, è un investimento. Non è una spesa, ma è un investimento, perché sono dei pezzi che poi acquisteranno valore nel tempo. Ma soprattutto è un investimento, perché questo, il nostro, è un hobby perfetto per certi versi. Innanzitutto perché avvicina le persone, perché ti permette comunque di farlo come collezionista, come giocatore, come pittore, come vuoi tu. E soprattutto, per quasi tutti noi, comunque significa conoscere delle persone e trovare degli amici. Vero, vero. Giusto, degli amici che restano anche per tutta la vita. Una delle cose che mi piace più al nostro hobby è quando si entra in uno dei negozi, il sabato, e vedi dal bambino di 8 anni che ha appena cominciato, l'hobbista nano, potremmo chiamarlo così, fino all'iper veterano che passa la sessantina, perché abbiamo anche ultra sessantenni che praticano il nostro hobby, che giocano insieme, che interagiscono, che hanno un punto di contatto, il padre col figlio, il nonno col figlio, i genitori, mamme che dipingono con i loro bambini e i loro bambini, perché ricordiamo, non è un hobby solo maschile, è un hobby per tutti. E infatti anche questo sta sdoganando. Quindi che escano, dal mio punto di vista, che escano gli eserciti, che escano i modelli, l'importante è che escano. Ricordiamo, non sono soldi spesi, sono soldi investiti. Quindi ti piace la rubrica del paesiello? No. Per me preferite la rubrica del paesiello, eh? Ti piace la rubrica?
Quello di poesia, eh?